Ciao a tutti e benvenuti qui su questo mio nuovo video della mia carriera su F1 2019. Siamo arrivati al Gran Premio di Singapore della seconda stagione, veniamo da un podio ottenuto a Monza, nostro primo podio in carriera, podio che ci ha consentito di andare quasi ad agganciare Nico Hülkenberg in classifica di campionato, anche se questa gara qui a Singapore sarà sicuramente più difficile, una pista dove non mi sono mai trovato particolarmente bene, sarà molto difficile soprattutto la qualifica. Ma adesso che con la patch 1.20 hanno introdotto la safety car, introdotto perché prima di fatto non c'era, potremmo assistere veramente delle grosse sorprese in gara. E quindi anche una gara che magari inizia male può arrivare una safety car a un momento opportuno e cambiare tutto. Quindi veramente affronterò questa gara con trepidazione. Andiamo a dare un'occhiata prima di cominciare con la sessione di qualifica. Andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le migliorie portate dalle varie squadre. La Red Bull è rimasta ferma per la prima volta dopo l'intervallo fra Austria e Gran Bretagna. La Red Bull non ha portato sviluppi. La Mercedes ha migliorato leggermente. È rimasta ferma anche la Renault, è rimasta ferma tanto per cambiare anche la Ferrari. La Ferrari non so cosa cavolo stia facendo, sta portando tipo in media uno sviluppo ogni 6 gare. E ferma dall'Austria, la Ferrari praticamente, e è stata addirittura superata dalla McLaren. Quindi adesso la quarta forza in campionato è addirittura la McLaren, che ha scavalcato la Ferrari, poi c'è l'Alfa e siamo noi in settima posizione, siamo rimasti fermi, siamo stati quindi superati da McLaren e Alfa, anche se siamo ancora tutti lì praticamente. Poi anche l'Haas un po' ha migliorato, ci ha quasi raggiunto, lieve miglioramento anche per la Racing Point e per la Williams, ma insomma siamo tutti lì praticamente, esclusi Red Bull, Mercedes e Renault praticamente, e Williams in fondo, siamo praticamente tutti lì nel giro di pochissimi decimi. Eccoci qui nella sessione di qualifica. Per quanto riguarda la Q1 sembra che sarà tutta sull'asciutto, infatti la pioggia era prevista nella fase finale, quindi probabilmente Q2 o Q3, quindi Q1 tutto sull'asciutto. Andiamo a vedere quelle che sono le gomme portate qui dalla Pirelli, C5, C4 e C3, quindi ha portato le tre mescole più morbide in assoluto. La soft farà 19, può fare 19 Pioggia giri. prevista tra circa 10-15 Ah, ecco, minuti. pioggia prevista tra 10-15 minuti, però nel Q1 vuol dire che avremo tutti ampiamente il tempo di fare di girare sull'asciutto, di ottenere dei tempi sull'asciutto, quindi la pioggia non dovrebbe condizionare più di tanto questa Q1, se anche dovesse arrivare verso il finale. Dicevo, le gomme morbide fanno 19 giri, le gomme medie ne fanno ben 35 e sono 8 decimi più lente, le gomme hard invece ne fanno 58 e sono 2 secondi 4 più lente. La gara sarà di 61 giri, se ricordo bene, quindi praticamente le hard sarebbero in La grado di pista fare è quasi vuota. tutta la gara. Non era invece così buono come sembrava al primo giro, perché sono 16esimo, quindi sarei in questo momento eliminato. Inizia male anche questo secondo tentativo con un sottosterzo, ma come tempi più o meno sono lì rispetto al tentativo precedente. Dovrei però migliorare di circa mezzo secondo e onestamente non so dove andare a trovare mezzo secondo. Di errori proprio gravi, gravi, gravi non ne ho fatti nel mio primo tentativo. Vi becco anche un avvertimento che sono andato troppo largo in uscita. Sono perfettamente in linea con il giro precedente. Forse qua si può limare qualcosa rispetto al tentativo precedente. Infatti, limo 4 decimi. Sarebbe importante adesso non andare a perderli nel tratto finale. Non pensavo di essere andato così male in quel punto nel giro precedente. Questo mezzo secondo potrebbe essere quello che mi serve per guadagnare l'accesso al Q2. Sette decimi addirittura. Grande miglioramento. E sono nono. E sono nono, ottimo. Le prime gocce di pioggia sullo sfondo, evidentemente quindi la pioggia negli ultimissimi minuti del Q1 è effettivamente arrivata e quindi ci aspetta secondo me quindi una seconda fase sul bagnato.
Comunque Pierre Gasly fa il miglior tempo, ancora tripletta Red Bull con Gasly, Verstappen e Butler terzo. Per quanto riguarda la Q1, bene anche le McLaren, noi abbiamo ottenuto un dodicesimo tempo, che è ottimo, perché su questa pista onestamente è quasi una sorpresa già essere arrivati in Q2, perché non mi sono mai trovato tanto bene, anche nelle prove libere avevo bisogno di usare sempre la miscela grassa per superare i programmi di prova, quindi mi aspettavo un pessimo risultato, invece siamo andati abbastanza bene, addirittura Giovinazzi 15esimo, passato la tagliola del Q1, grande prestazione da parte della Williams, pessimo invece Daniel Ricciardo 16esimo con la Renault, che è la terza forza del campionato, veramente incomprensibile queste sue pessime prestazioni in qualifica, eliminati insieme a lui Russell, quindi 17esimo Russell. Non è mai successo che la Williams che la Williams peggiore si sia comunque classificata 17esima mettendosi dietro tre piloti, quindi la Williams è ancora la macchina meno competitiva, ma sembra che stia un po' crescendo. Dietro a Russell ci sono quindi Raikkonen e le due Racing Point di Stroll e Grosjean. Quasi perdo la macchina, sono settimo a 3 secondi, ma mi sa che sono solamente 7 i piloti che hanno fatto un giro, mi sa che sono settimo ma ultimo. Proviamo a fare un altro giro di seguito, vediamo se la pista è ancora praticabile. Sono già sotto di quasi 4 decimi, avevo sbagliato completamente la prima curva nel giro precedente. Sovrasterzo qui, perso qualcosa. Però la pista forse non sta peggiorando così tanto da un giro all'altro, perché se sto migliorando qui largo. Mi sono già giocato tutti i tre decimi che avevo, li ho già ripersi. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Sono già undicesimo, quindi sono già fuori dal Q3, sono già in zona eliminazione. Questo giro, per quanto comunque sto migliorando, non sembra molto promettente. Comunque qualche errorino l'ho fatto. Sarei molto sorpreso se questo giro fosse sufficiente passare nel Q3, anche se sto adesso migliorando parecchio nel terzo settore. Sono decimo. Questo run finisce qui perché non ho benzina. Vediamo un po', se la pista peggiora magari potrei anche tenerla la decima posizione. Niente da fare, purtroppo la pista si è bagnata sempre di più, quindi era inutile scendere in pista per un altro tentativo. Eravamo arrivati al punto in cui le gomme da bagnato diventavano più veloci delle gomme intermedie, quindi non sarei mai riuscito a migliorare il mio tempo. Noto intanto che Butler si è beccato una penalità. Molto interessante. Cosa ha combinato Butler? Vediamo un po'. Collisione con Verstappen. Incredibile. Devon Butler si è beccato una penalità di 5 posizioni in griglia per una collisione con Max Verstappen. È veramente clamoroso. È una cosa da lui, diciamo. Ed è bene per noi perché Butler è passato in Q3. Fa una grande qualifica, ma c'è anche caso che ci parte dietro se si qualifica nelle ultime posizioni nella Q3. È eliminato, colpo di scena, Charles Leclerc, che è stato buttato fuori da Gasly, che ha fatto il suo miglior tempo con le gomme full wet, stranamente. Eliminato quindi Leclerc, noi, Giovinazzi, comunque tredicesimo, grande prestazione. E qui Bottas, colpo di scena clamoroso, eliminato Bottas. Lui evidentemente non ha fatto in tempo a far segnare un tempo valido con le gomme intermedie, ha dovuto fare un tempo all'ultimo, allo scadere della sessione, con pista ormai fradicia, e come potete vedere non è riuscito a guadagnarsi l'accesso in Q3, quindi ci sono due top drivers eliminati clamorosamente nel Q2, e oltre a lui eliminato anche Kevin Magnussen, il nostro rivale, quindi nella nostra rivalità
andiamo a fare altri due punti e mi sa che andiamo anche a battere Magnussen, mi sa che arriviamo a 30. Se non sbaglio, la rivalità col danese dovrebbe essere vinta. Sì, ricordavo bene, avevo 28 punti nella rivalità con Kevin Magnussen, con i due ottenuti nella qualifica di questa gara arrivo a 30 e vinco la rivalità con il pilota danese, mentre con Butler ho perso un punto perché Butler mi ha battuto 2-1, ma sono ancora 8-5, sono ancora in vantaggio su di lui. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Il giro perfetto di ieri di Lewis Hamilton gli è valso la pole position accanto a Max Verstappen, che scatterà dalla seconda posizione. E ora, per una volta, un'ottima qualifica del Vettel. Ma cos'è Vettel? È nero. Cosa sta succedendo? Leclerc, il capitano, e Devon Butler. Giovinazzi. Perché la metà dei piloti hanno più indietro a causa della penalità. Non hanno la foto, metà dei piloti. Cosa sta succedendo? Comunque Butler addirittura quindi si era qualificato quinto, se con la penalità è decimo. Strategia di gara inutile a soffermarci troppo, perché come potete vedere si parte sul bagnato, quindi poi non sarà bagnato per tutta la gara, quindi inutile anche stare qui a vedere, a cercare di impostare una strategia basata sulle gomme intermedie, perché tutto dipenderà da quando smetterà di piovere. Sto pronto per la partenza qui a Singapore, si accendono i semafori rossi, si spengono in questo momento, via, scattato il Gran Premio. Sarà molto difficile guidare qui, non si vede niente, c'è una Williams che quasi mi stringe a muro, fortunatamente riesco a evitare la collisione. La Ferrari di Leclerc che non mi vede forse. Un compagno contro il muro, saranno molto difficili, molto delicate queste primissime fasi di gara sul bagnato, dove non so come si guida la macchina con pieno di carburante e gomme da bagnato e soprattutto la scarsa visibilità provocata dalle macchine davanti. Arrivo un po' lungo qui in frenata, c'è forse Butler che mi... Ah, Butler mi è dietro? Non avevo notato di averlo superato. Sono nono addirittura, non mi ero neanche accorto di aver guadagnato due posizioni, pensavo addirittura di averle perse. Forza, dobbiamo tentare il sorpasso. Usa la modalità sorpasso. Modalità sorpasso. Cioè, Alex veramente in delirio di onnipotenza, è carichissimo. Ci chiede così di attaccare come se non ci fosse un domani, di superare Leclerc. Modalità sorpasso, cioè, talmente carico che ci metterei quasi lui in macchina a guidare, visto che è così motivato. Ma invece è una gara di test, è una gara dove bisogna veramente badare solo e soltanto a non fare errori, perché è troppo rischioso. Basta fare un minimo errore e qui sei a muro. L'approccio che ci consiglia il nostro ingegnere è il più sbagliato possibile per una gara del genere, in queste condizioni e su questa pista. Attenzione, si stanno surriscaldando le gomme posteriori. Sto avendo problemi di tenuta nel posteriore perché le gomme si stanno surriscaldando. Strano, mai successo che si surriscaldassero le gomme da bagnato. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. C'è già una strategia alternativa. Gomme medie già adesso? Ok. Mi propone già gomme da asciutto, nonostante stia ancora piovendo. Proviamo a seguirla. Vediamo un po' cosa ci... come va questa strategia. Ci sono già altri piloti che vanno ai box, ma d'altronde se le gomme da bagnato si stanno surriscaldando vuol dire che la pista è asciutta, anche se ancora non c'è l'indicazione del DRS disponibile. Cosa fa qui quella Ferrari? Hanno fatto il pit stop in simultanea. Anche lì una McLaren, tanti piloti che vanno a fare, tanti team che vanno a fare il doppio pit stop addirittura. Eh no, ma c'è la Williams, ma cosa fai? È incredibile, mi fa tutto perdere un sacco di tempo sta Williams e non mi fanno partire. Incredibile, vabbè, 2 secondi due di sosta e poi altri 10 secondi fermi. Ho perso una marea di posizioni, pazzesco. Cioè, quindi complimenti la Williams che mi ha intrappolato, mi ha tenuto fermo a posto. Nella mia piazzola dei box senza farmi uscire. Ho perso
non so di preciso quante posizioni ho perso perché ci sono ancora dei piloti che si devono fermare, ma di certo ero davanti a Magnussen, cioè sono dietro a Magnussen, ma prima di certo gli ero davanti. Butler ai box, lui uno dei piloti che non si è fermato per la sosta. E forse ha fatto bene, visto che il caos che è successo ai box. Spero però che no, ecco, vediamo se mi rientra davanti o no, perché Butler mi era subito dietro, quindi se Butler mi rientra davanti allora vuol dire che ho perso veramente un'eternità. E mi rientra davanti. Nonostante il tempo che ha perso facendo questo giro in più con le gomme da bagnato, Damon Butler comunque mi rientra davanti. Noi ne approfittiamo per cercare il sorpasso su Daniel Ricciardo. Erso su sorpasso. Occhio a non arrivare lunghi. Ok, sorpasso. Perfetto, impeccabile. Siamo ripresi il 14° posto. Attenzione, ci sono dei piloti tipo Gasly, mi sa che sta attaccando la Williams, quindi stanno iniziando un po' a rompere gli indugi i piloti qui davanti. Ora forse è il caso che ci provi pure io. Staccata forte su Magnussen, arrivo lungo nel, quasi nel rischio di tamponare anche Butler e lo passo. Magnussen è passato anche da Ricciardo perché non sono stato proprio pulitissimo con lui, l'ho costretto ad allargare la traiettoria, ma lui a Monaco ha fatto la stessa cosa con me al primo giro, ricordiamo, quindi ho fatto semplicemente quello che lui ha fatto a Monaco. E ora abbiamo Damon Butler, proprio qui a Singapore l'anno scorso ci siamo schiantati e lui usciva dai box. Esco molto meglio di lui, ho già più grip io di lui. Vediamo un po' se mi riesce il sorpasso, sperando di non arrivare lungo come il giro precedente. Blocca, arriva al bloccaggio Butler, è arrivato quasi lungo lui, ma riesco a sopravanzarlo, perfetto. Mentre Norris lì davanti si libera di Giovinazzi, no, perché Giovinazzi resiste, lo stringe quasi contro il muro, allora era Giovinazzi a fare da tappo a tutti, era lui. Ancora ruota a ruota fra i due con Giovinazzi, che però adesso dovrà mollare perché è Norris a essere in favore di traiettoria. Il nostro sostituto alla Williams sta cercando di fare quello che facevo io l'anno scorso con la Williams, che comunque quest'anno è migliorata molto. Giovinazzi che fino a poche curve fa era addirittura decimo, era in zona punti grazie al favore che gli ha fatto Russell, che Russell mi ha intrappolato nella corsia box. Io ero fermo, non potevo uscire dalla corsia box perché c'era Russell che mi si era parcheggiato davanti. Proprio Williams che cerca in tutti i modi, anche in maniera sleale, di ottenere dei punti. Punti che comunque ha già ottenuto in Ungheria quest'anno. Sono dei piloti che vanno ai box intanto. Quindi sono addirittura quinto, incredibile. So che strategia hanno questi piloti che sono andati ai box adesso. Webber ha montato addirittura le soft, quindi ha fatto questa sosta e poi ne dovrà fare almeno un'altra ancora perché ha montato le soft. Incomprensibile. Io avrei in mente di farne solamente un'altra e mettere altre gomme medie, perché essendo la gara partita sotto la pioggia abbiamo già usato due mescole diverse, perché abbiamo già usato le intermedie. E ovviamente di andare in box intorno al 35° giro, mettere un altro set di medie e arrivare così al traguardo. Non so quante soste hanno in mente di fare lì dietro. Ah, lungo qui, peccato. Sono uscito malissimo e sicuramente verrò passato da Lucas Webber, infatti eccolo lì che attacca, Lucas. Passa, sì. In frenata non c'è verso di tenerlo dietro in frenata, macchina molto più prestazionale della mia, cioè gomme molto più prestazionali delle mie in frenata. Peccato per quell'errorino lì. Ora c'è da sperare che Webber faccia perdere tempo anche a Norris quando lo raggiungerà. Attenzione, c'è lotta lì con Webber che ha cercato l'attacco su Norris senza però avere successo, hanno perso entrambi tanto, tanto che io
li ho raggiunti, avrò probabilmente il DRS di nuovo su entrambi, quindi perfetto, perfetto. Webber i suoi giri migliori con le gomme soft, si li ha fumati tutti prima dietro di me, ora dietro Norris, sta provando adesso in tutti i modi di passare e passa all'esterno. Gran sorpasso di Lucas Webber, ma i suoi giri migliori, ripeto, se li ha già giocati. Tempo qualche giro e le sue gomme soft diventeranno già più lente delle nostre medie. Beh, forse no, perché le nostre medie sono comunque consumate, però comunque tempo, una decina di giri massimo, già dovrà rientrare nuovamente ai box. Stroll, ritiro per Lance Stroll. Safety car. Bello, molto bello. È strategia alternativa, sì. Ma non così, però. Aspetta, guarda che. Riduci la velocità. Non così, non è questa la strategia. No, prima le medie. Attimo, adesso le medie e poi un altro set di. Poi set di soft, magari. Insieme a noi è andato in box anche Lando Norris. Pronti, vai. Noi gli ripartiamo appunto subito dietro. Vediamo un po' in che posizione siamo. Siamo decimi. C'è Hülkenberg che sta sopraggiungendo, ci supera. Undicesimi, però va bene. Bianca all'uscita dai box. Se l'attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Occhio però, Gasly, dodicesimo. Cioè siamo dodicesimi, ci supera anche Gasly proprio all'ultimo. Poco male comunque, poco male. Adesso ci sono, sì, Gasly e Butler che hanno gomme soft che fra qualche giro già dovranno sostituire. Quindi sono convinto che la strategia giusta sia la mia. Anche Norris ha messo le gomme rosse. Stranamente. Vabbè, alla fine sì, qui con le gomme medie adesso non riesci a fare... ad arrivare al traguardo con le gomme medie, quindi... o fai soft e poi le medie per arrivare fino al traguardo, o metti come ho fatto io le medie e poi le soft per gli ultimi 10 giri, perché fermandosi così presto le medie non ce la fanno ad arrivare fino alla fine. Infatti vediamo qui la strategia, mi consiglia la prossima sosta dal 48esimo al 57esimo giro, vuol dire che questo set di gomme al massimo potrebbe arrivare al 57esimo giro, quindi sarò anch'io costretto a fare un'altra sosta per mettere le soft e nel finale. Io avevo in mente di fermarmi intorno al 35esimo giro e non fare ulteriori soste dopo, però è arrivata la safety car e ho dovuto fermarmi adesso, altrimenti adesso ero in pista con gomme più consumate e gli altri poi con le gomme soft nuove mi passavano sopra, cioè, quindi non aveva senso restare in pista. Ma ci siamo, la gara sta per riprendere. C'è una Ferrari che va in box adesso, Vettel, ma cosa fa? Vai box adesso Sebastian Vettel, subito dopo la safety car, perdendo quindi tantissimo. Non ha senso questa cosa, strategia veramente idiota da parte della Ferrari, tanto per cambiare. Mentre noi siamo qui in lotta con Gasly, che sta forse avendo problemi di tenuta delle gomme. Però il rettilineo va più forte, non c'è verso. Gasly dovrebbe avere delle gomme già abbastanza consumate, però il rettilineo evidentemente va più forte di noi. Ha un assetto forse più scarico. Niente, il rettilineo vado più lento. Sono più carico, evidentemente. Vedo che Gasly prima o poi andrà comunque ai box per conto suo. La batteria è anche se non lo supero. Puoi usare la modalità sorpasso per superare. Stento ti riproponendo quello che era successo nella prima fase di gara. C'è un pilota lì davanti che sta andando pianissimo. Sta facendo da tappo a tutti, forse un pilota che è rimasto in pista senza andare ai box. Questo è quello che avrei combinato io se avessi scelto di non fermarmi in box, avrei fatto da tappo in maniera incredibile. Nel giro di pochi passaggi, di pochi giri sarei ripiombato nei bassi fondi della classifica. Niente da fare, in accelerazione non ne ho. Vediamo la staccata qui su Gasly. Niente, chiude bene il francese. Intanto ci sono bandiere gialle, forse un pilota qui dietro di me che si sta ritirando. Pilota dietro di me che ha dei problemi. Romain Grosjean, ritiro per lui, guasto meccanico. E box, un altro pilota, forse Leclerc.
strategia veramente idiota da parte della Ferrari, tutti e due i piloti ai box subito dopo la safety car. Cosa gli costava andare ai box durante la safety car, come ho fatto io? Vabbè, d'altronde la Ferrari fa errori del genere anche nella realtà, non c'è da stupirsi. Gasly ai box insieme anche ad altri piloti, a Magnussen, a Sainz, quindi anche Bottas, non è solo la Ferrari quindi ad avere fatto quella strategia così stupida. Sei al quarto posto. Sono addirittura quarto adesso, clamoroso, clamoroso, sono quarto con Norris terzo, incredibile. E diciamo parità di soste, tra virgolette, perché dopo se arriva la pioggia fra una quindicina di minuti le strategie si vanno a resettare, si azzerano per tutti le strategie poi. Quindi non è che c'è da pensare che magari un pilota si ferma adesso e fa la sua ultima sosta adesso, no, perché poi fra un quarto d'ora arriverà a piovere e tutti comunque dovremo fermarci un'altra volta. Quindi questa quarta posizione è reale, assolutamente reale. Ma scusate, ma davanti a Norris poi chi è primo e secondo? Non si vede niente. Cioè, davanti a Norris c'è il vuoto. Dire che la safety car è andata via solo da pochi giri, in questi pochi giri ci sono già due piloti che hanno completamente fatto il vuoto. Che vanno ai box adesso però. Che vanno ai box adesso. E quindi sono secondo. Erano Verstappen e Hamilton, e quindi sono secondo. Con Norris primo. Clamoroso, ai box anche Butler che aveva le gomme morbide finite, chiaramente. Quindi sono secondo. È incredibile. Mi sto potenzialmente giocando forse la vittoria. Proviamoci, miscela grassa, Erso sul sorpasso, proviamoci. Su Norris per il primo posto, staccatona all'esterno. Macchina che parte un po' col posteriore, la riesco a tenere e mi prendo il primo posto, incredibile. Cioè sono primo, ma sono primo per davvero. Sono primo proprio realmente, al netto delle soste. Perché ho le gomme nuove, quindi... Chiaro, c'è qualche pilota che ha gomme di 3-4 giri più nuove rispetto alle mie, ma se deve arrivare la pioggia fra un po' non conta niente. Comunque lentamente sto guadagnando su Norris, quindi vuol dire che le gomme morbide stanno già perdendo. Infatti Norris ai box, e si distrugge la gara così andando ai box pochi giri prima dell'arrivo della pioggia. Norris esce completamente dalla lotta per la vittoria. Ok, 5 minuti alla pioggia. Sarebbe bellissimo se arrivasse un po' in ritardo, se arrivasse in modo tale da costringere i piloti che hanno messo le soft a fare un'altra sosta. Che le soft durano poco, sarebbe fantastico, ma ormai 5 minuti penso che tempo 5 giri al massimo già sarà ora forse di mettere le gomme intermedie intorno al 40° giro. Ok, Hamilton mi ha raggiunto. Hamilton mi ha ufficialmente raggiunto. Molto vicino. Sarà difficile tenerlo dietro a lungo. Ok, Hamilton non è ancora... Non si è ancora fatto vedere, ancora non si è rivelato particolarmente pericoloso. Non so se veramente le sue gomme morbide stanno già iniziando a finire in questo momento. Verstappen lo passa. Verstappen passa Hamilton. Ora c'è Verstappen in seconda posizione. È strano, Hamilton è arrivato alle mie spalle con ferocia quasi e invece si è piantato lì, invece di superarmi subito si è piantato alle mie spalle senza neanche rivelarsi mai particolarmente pericoloso, tanto che è stato passato anche da Verstappen. Attenzione, Verstappen ci prova, ci ha provato all'interno, non è riuscito nel sorpasso. Mi sembra di vedere, eccole qui, le prime gocce di pioggia arrivano adesso. Allora è fondamentale tenere dietro Verstappen in questi pochi giri prima dell'arrivo della pioggia, fondamentale. Prova l'esterno Max, stacco forte, tengo ancora la posizione,
si tratta di resistere forse per altri tre giri, tipo. Siamo ancora convinti di... Sto addirittura guadagnando adesso su Verstappen e Hamilton, quindi loro forse con le loro gomme morbide stanno iniziando ad accusare l'usura. E le mie medie sono, a partire da questo giro qui, più o meno sono più veloci, perché mi hanno raggiunto, ma adesso sto nuovamente distanziando io loro, quindi potrebbe essere sopraggiunto il drop prestazionale per le loro gomme. C'è una nuova strategia disponibile su C'è una nuova strategia, allora forse alla fine di questo giro... Sì, capito, box. D'accordo. Alla fine di questo giro l'ingegnere ci vuol fare fermare i box. Spero vivamente per lui che sia il tempismo giusto per passare alle intermedie. Non è ancora stata data la comunicazione di DRS disabilitato, però sento che la macchina inizia a non tenere più, quindi può essere giusta, che sia giusta la chiamata del nostro ingegnere. DRS disabilitato, eccolo qui. Allora sì, l'ingegnere ci ha visto giusto. Ok, dovrei avere un discreto margine rispetto a Verstappen e Hamilton. Se i miei meccanici fanno una sosta decente, non dovrebbero riuscire a passarmi. Vanno tutti ai box. Ottima sosta, 2 secondi e 1. E sono ancora davanti. Sono ancora primo. Devon è ai box per la sosta. Tutti ai box, nessuno. Attenzione, Verstappen e Hamilton hanno ancora le gomme soft. Cosa fanno? No. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Strategie idiote dei piloti della IA. La Codemasters ha corretto la bug della safety car, ma deve fare qualcosa per le strategie dei piloti della IA sul bagnato, perché poi si arrivano a scazzare completamente delle gare. Era una gara fantastica, una gara interessantissima, e che perde di interesse perché Verstappen e Hamilton hanno messo ancora gomme da asciutto. Saranno costretti a fare un'altra sosta. Clamoroso. Cioè, dovrei essere contento, perché questo forse mi dà la vittoria, ma non è questo il modo. Non è questo il modo di vincere. Ma poi dico così, ma devo, cioè, poi non è che ho già vinto, cioè, alla fine la gara la devo completare, però è veramente una cazzata gigantesca questa delle strategie dei piloti sul bagnato. Incredibile. Senza parole, non so quanti piloti eventualmente possono aver sbagliato strategia. So se sono veramente soltanto loro due o anche altri, lo scopriremo. Loro due sicuramente sì, sono tagliati fuori. E allora devo andare piano, devo prendermi la calma questi ultimi giri. Non ho nessun bisogno di forzare. Ma è incredibile. E c'è caso che un'altra sosta che fanno, e c'è caso che mettano ancora gomme da asciutto, c'è caso. Perché è successo più di una volta che i piloti sono andati ai box anche per 4-5 giri consecutivi. C'è Magnussen secondo con intermedie, ha scelto le intermedie come me. E altri piloti, cioè, si stanno fermando tutti ancora. Si stanno fermando tutti. Quindi praticamente hanno scelto tutti un altro set di slick. È pazzesco però. Verstappen ha fatto la sosta e è tornato terzo, quindi forse veramente soltanto Magnussen aveva scelto l'intermedio. Mamma mia, che roba. E io sarei quasi tentato di farla anche una sosta in più a caso per pareggiare i conti con loro, per andare a rimediare questo bug. Sarebbe leale, corretto che anch'io andassi a fare una sosta in più, però non posso farlo perché c'è Magnussen. Se io faccio una sosta in più, c'è Magnussen che ha fatto la strategia corretta e vince Magnussen. Quindi non posso neanche fare questo. Non posso neanche andare apposta ai box, perché poi ne approfitta Magnussen e non è giusto. Cioè. Quindi sono primo, ho quasi 25 secondi di vantaggio su Verstappen. Vediamo il mio vantaggio su Magnussen. Qual è il mio vantaggio su Magnussen? 11 secondi, assolutamente non posso fare una sosta. Non posso fermarmi anche io ai box, sennò Magnussen poi non lo riprendo più. Quindi mi tocca vincere la gara praticamente. E questo è un altro di quei problemi, così come quello della safety car,
un altro di quei problemi che nel 2018 non c'era. Su F1 2018 non c'era questo problema, quindi non capisco come sia venuto fuori. Basterebbe fare copia e incolla del codice del 2018 sulla strategia degli avversari, trasferirlo anche sul 2019, così come potevano fare lo stesso anche con la safety car. La logica della safety car del 2018 funzionava, allora nel 2019 semplicemente mettete la stessa logica che c'era nel 2018, e stessa cosa qui per le strategie. Cioè, il gioco che funziona c'era nel 2018, non so cosa ci voglia, perché il gioco ormai è uscito da tanti mesi, quindi dopo tanti mesi avere un problema, un bug così idiota che scombussola completamente la gara, veramente non è accettabile. Strategia alternativa: vuole montarmi le full wet. Okay, l'accetto la strategia. Non ho capito, ripeti. Tu stai dicendo? Non ho capito, ripeti. Diciamo, l'accetto la strategia, ma andrò ai box solo dopo che c'è andato eventualmente Magnussen. Non vorrei che io vada ai box, Magnussen non ci va e resto fregato. Quindi io resto in pista, tanto il vantaggio è un vantaggio sufficiente per stare in pista un giro in più. Vediamo se Magnussen va ai box. Se lui ci va, allora ci vado anch'io il prossimo giro. Tanto non mi guadagnerà 8 secondi in un giro. Sì, Magnussen ci va. Andiamo quindi ai box per quella che sarà probabilmente la nostra ultima sosta. Fuori, esci ora. Dai! La sono presa comoda i meccanici. 3 secondi 9 di sosta e poi ancora non mi faceva partire. Evidentemente, visto che ho un buon vantaggio, i meccanici non hanno voluto rischiare di fare errori. Mettiamola così. Vediamo poi, ho perso tanto. Ho perso tanto facendo questo giro in più. Hai già consumato con le intermedie. Devi impostare la miscela 1 al più presto. Ma è giusto così allora. È giusto così allora. La vittoria comunque me la devo sudare. Non contro Verstappen e Hamilton, ma contro Magnussen, che mi è dietro forse di neanche un paio di secondi. Ci sta. Giusto, giusto che sia così. Ok, riprendiamo un po' di passo. Riprendiamo un po' di passo. Ne ho già staccato Magnussen di un secondo e uno, quindi di passo ne ho più passo io di lui. Ora ho provato a spingere per un mezzo giro, l'ho già staccato un po', quindi nel caso dovesse esserci bisogno sono più veloce io di lui, nel caso dovesse servire spingere. Oh, mamma mia che rischio, ho toccato il muro con la posteriore destra. Fortunatamente il posteriore delle macchine è invulnerabile. Diamo un'occhiata qui anche alle temperature delle gomme, perché le posteriori si stanno un po' scaldando, almeno la posteriore destra. Ecco perché ho avuto quel sovrasterzo. E allora calma, non ha senso spingere a tutti i costi. Ancora parte posteriore, anche se le gomme non sono surriscaldate. Lungo qui, attenzione Magnussen, potrebbe cercare l'attacco, è quasi affiancato, ma ho il favore di traiettoria. Sto avendo più problemi del previsto a tenere dietro il pilota dell'Alfa. Inizia adesso l'ultimo giro con Magnussen, che è a 7 decimi di distacco. Ma anche quando era più vicino non ha mai cercato, non ho mai provato niente per superarmi. Evidentemente qui sul bagnato, cercare un sorpasso sul bagnato a Singapore è solo un rischio inutile, addirittura un rischio inutile pure per Magnussen, per un pilota temerario come il pilota danese, che ha capito che forse è il caso di accontentarsi di un podio, anche perché adesso sono anche un po' riuscito a staccarlo, se non commetto errori. Se non commetto errori, praticamente non c'è speranza che lui possa passarmi. È tutto in mano a me. Devo fare queste ultime curve guardando solamente a non sbagliare. I piloti dietro chiaramente sono staccatissimi. Sono ancora staccatissimi, hanno guadagnato solamente qualche secondino in tutti questi giri.
Ed eccola qui, l'ultima curva prima della bandiera a scacchi, che rischio anche di sbagliare. Andiamo a tagliare il traguardo per primi, incredibile. Fantastico. Chi l'avrebbe mai detto? Hai vinto la gara, complimenti. Una prova di forza oggi. E per la prima volta vediamo anche Franz Tost al muretto che esulta. Luca Filippi, a cosa è dovuto questo risultato? A cosa è dovuto? Dovuto al fatto che gli avversari hanno scappellato le strategie. Al meglio le condizioni di oggi per piazzarsi saldamente sul gradino più alto del podio. Con queste condizioni atmosferiche è sempre un terno all'otto, ma è riuscito a non commettere. Gasly che esulta per essere arrivato settimo, a tristezza. Stanno uscendo proprio in questo momento. La Toro Rosso si è creata una grande reputazione come fucina di talenti e questa ne è la prova. Incredibile vittoria. Ed eccolo qui il podio, del tutto atipico, con una Toro Rosso e un Alfa. Del resto siamo stati gli unici, io e Magnussen, a non aver sbagliato la strategia, a non aver fatto una sosta in più. E quindi dopo una gara a Singapore, con la pioggia e con la safety car, che è durata 114 minuti, è durata quasi al limite delle due ore, sicuramente è stata forse la gara più lunga di tutta la mia carriera fino a questo momento. E quindi andiamo a vincere incredibilmente davanti a Kevin Magnussen, staccandolo di poco meno di un secondo, ma comunque non è mai stato pericoloso in tutti i giri che ha fatto alle mie spalle, non ha mai cercato un serio attacco. E comunque la precisazione che voglio fare è che praticamente, se non ci fosse stato Magnussen, dopo l'errore strategico incredibile di tutti gli altri 18 piloti, se non ci fosse stato Magnussen avrei fatto anch'io una sosta in più inutile per andare a pareggiare i conti con gli altri piloti, perché non era leale, tra virgolette, vincere così. Ci avevo anche pensato, però se lo facevo poi finivo secondo, perché Magnussen anche lui non ha sbagliato strategia. Se facevo anch'io una fermata in più per pareggiarmi con gli altri, dopo vinceva Magnussen, Magnussen non è giusto che vinca. E anche perché io comunque ho vinto, ma non direi che è stata una vittoria immeritata, perché nel momento in cui gli avversari hanno fatto quell'errore strategico, io ero primo, quindi ero primo e mi stavo comunque giocando la vittoria, quindi forse avrei anche vinto lo stesso, forse, perché alla fine con le gomme da bagnato si è visto che io andavo a passeggio, andavo molto più piano di quello che potevo andare, e nonostante quello Magnussen indietro non di attacchi proprio importanti non ne ha provati. Quindi mi viene da pensare che forse anche Verstappen e Hamilton non sarebbero riusciti a essere più di tanto pericolosi sul bagnato. Questo purtroppo non lo potremo mai sapere. Comunque sia, la pista dice che abbiamo vinto. La pista dice che la Toro Rosso ha vinto la sua prima gara dopo Monza 2008, quando vinse Sebastian Vettel, e anche il secondo podio consecutivo, perché podio di Monza, secondo posto a Monza, primo posto qui a Singapore, e secondo posto per l'Alfa Romeo Racing con Kevin Magnussen al secondo podio in carriera. Ricordiamo, arrivò secondo anche nella sua gara di esordio proprio in Australia nel 2014, per la verità arrivò terzo, ma la squalifica di Button, no scusate, la squalifica di Ricciardo lo fece salire al secondo posto. E poi abbiamo Max Verstappen terzo, il leader del campionato, comunque ottiene un risultato sicuramente positivo per il suo campionato, visto che stacca di parecchi punti ancora ulteriormente Pierre Gasly. Lewis Hamilton conclude solamente quarto dopo aver ottenuto la pole position, Charles Leclerc quinto, Lucas Webber sesto, Pierre Gasly settimo col giro record, solamente ottavo Valtteri Bottas, nona posizione per Carlos Sainz, anche lui muove la classifica, ma con la McLaren che è la terza forza in campionato, forse mi aspettavo la quarta forza in campionato, forse ci sarebbe da aspettarsi un po' di più. Decima posizione per Hülkenberg, sfiora colpaccio incredibile George Russell, finendo undicesimo, praticamente in volata con Nico Hülkenberg, fuori dai punti ancora una volta Daniel Ricciardo, una gara veramente pessima, contando che ha una macchina che ha tutti gli effetti al top. 13ª posizione per Perez, 14ª per Norris, che era in lotta con noi per la vittoria,
ma poi ho dovuto andare in box perché aveva montato le gomme morbide e non è riuscito a rimanere in pista con le gomme slick, con quelle gomme morbide, fino all'arrivo della pioggia. Quindi l'avevo detto quando ho visto che andava in box, ho detto qui la gara di Norris praticamente è finita, e infatti così è. Fuori dai punti anche Devon Butler, quindicesimo, anche lui evidentemente è stato, sì, anche lui ha fatto quella strategia delle gomme soft che non è riuscito a mantenere fino all'arrivo della pioggia. Gara completamente rovinata. Cosa fa Vettel? Cioè Vettel sedicesimo. Ok, cioè è partito terzo, è arrivato sedicesimo. Cioè, va bene, non ho più parole. Non ho più parole. Queste cose sono abituato anche nella realtà. Queste cagate strategiche che fa la Ferrari o errore del pilota, non so cosa può essere successo. Comunque, F1 2019 è un gioco realistico, perché Vettel è capace di partire bene, partire davanti e arrivare merdesimo, proprio come nella realtà. Completano il gruppo Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, che se non sbaglio Raikkonen è la seconda volta di fila che arriva ultimo. Quindi forse sarebbe il caso di licenziarsi, magari di ritirarsi, lasciare spazio ai giovani. Ritirate solamente le due Racing Point, entrambe per guasto tecnico. Andiamo un po' a vedere quella che è la classifica piloti, con chiaramente Max Verstappen in testa con 67 punti di vantaggio su Pierre Gasly. Hamilton sale in terza posizione superando Leclerc di un solo punto. Poi abbiamo Bottas quarto, quinto Lucas Webber, sesto Vettel a 86, e io sono settimo a 73. Cioè io sono a 13 punti da Vettel. Cioè, rischio seriamente di raggiungere Vettel in campionato, veramente pazzesco. E ho anche staccato nettamente gli inseguitori, perché chiaramente ho vinto e gli avversari, tipo Hülkenberg ha fatto un punto. Sì, ha fatto un solo punto Hülkenberg, Ricciardo fuori dai punti, Perez fuori dai punti, insomma li ho staccati tutti di parecchio. E poi abbiamo ancora in campionato Magnussen, è arrivato a podio, 25 punti totali per lui, e ne aveva pochi, quindi non è salito poi più di tanto. Poi abbiamo ancora Butler 24, il cui distacco da me in classifica mondiale adesso è diventato imbarazzante, bene così. Poi ancora Raikkonen, Sainz, Norris, Russell, Giovinazzi, Grosjean e Stroll. Classifica costruttori, abbiamo la Red Bull in testa a quota 509, 175 lunghezze di vantaggio sulla Mercedes, 248 sulla Ferrari, 336 sulla Renault, e adesso in quinta posizione ci siamo, sì beh, c'eravamo già prima, noi eravamo arrivati già a Monza a essere quinti, però adesso abbiamo staccato ulteriormente l'Alfa, 97-76, inizia a essere un margine promettente, un margine che si spera di tenere fino chiaramente alla fine del campionato. Abbiamo l'Alfa sesta, la Haas settima, la McLaren ottava, che è aspettata, è attesa ad una risalita, visto che adesso la McLaren ha la quarta macchina migliore. Io mi aspetto che, cioè, come minimo dovrebbe superare la Haas di qui a fine campionato, come minimo. Poi abbiamo la Williams a 2, e chissà che non ottenga qualche altro punto di qui a fine stagione. C'è andata vicino Russell stavolta, come prestazione la Williams sta migliorando, chissà che magari qualcosina ancora riesca a ottenere. Notte fonda invece per la Racing Point a quota 0, con un doppio ritiro per cause tecniche. Il punto della situazione per quanto riguarda le rivalità, beh, c'è da dire che Kevin Magnussen comunque ci ha provato in tutti i modi, perché se io non ero lì in testa alla gara, vinceva Magnussen e magari avrebbe tenuto aperto ancora il discorso rivalità. Ci ha provato arrivando anche secondo, però non è bastato perché davanti gli sono finito io, quindi ho vinto la rivalità contro il pilota danese dell'Alfa. Cosa fa? Che poi non capisco perché, cioè, finire sul podio lui non gliel'ha dato, finire sul podio, ma è finito sul podio. Non capisco, comunque, vabbè, la cosa, vabbè, avrei vinto io lo stesso, magari, dai, avrei vinto 30-26, cambia poco. Mentre un altro 5-2 per quanto riguarda la mia rivalità con Devon Butler, che sta 13-7 per me, quindi inizio ad accumulare un vantaggio che comincia forse a essere rassicurante. Un brevissimo punto della situazione per quanto riguarda lo sviluppo della macchina. Siamo ancora in regime di congelamento sviluppi, perché altrimenti la nostra Toro Rosso diventerebbe troppo competitiva, già che sto vincendo adesso, figuratevi se la mia Toro Rosso diventasse competitiva. Andiamo semplicemente a comprare l'ultimo upgrade per quanto riguarda l'affidabilità, così l'affidabilità è a posto per sempre, al 100% in tutte le aree. Molto bene, questa è la schermata di riepilogo della classifica di campionato, con tutti i risultati stagionali di ciascun pilota, e è arrivato il momento di salutarci, è arrivato il momento di darci l'appuntamento al prossimo Gran Premio, che
si correrà in Russia, un'altra pista che mi piace, una pista dove l'anno scorso ho lottato fino alla fine per i punti con la Williams. Ricordate forse, chi ha visto il video, che ricorderete che a scalzarmi dalla zona punti fu un incredibile sorpasso, tra virgolette, di Lando Norris in corsia box. Mi è passato attraverso la mia macchina, tipo, per qualche strana ragione la mia macchina, la mia Williams è diventata trasparente e lui è passato attraverso la mia macchina e mi ha scalzato così dalla zona punti. Evidentemente il gioco non voleva che una Williams arrivasse a punti, una delle tante cose idiote e ridicole di questo gioco, macchine che diventano trasparenti senza motivo. E adesso però con la Toro Rosso non dovremmo avere in teoria problemi a finire nei punti in una pista dove mi trovo molto bene, e quindi mi posso aspettare un altro bel risultato. Certo, adesso un altro bel risultato sicuramente nei punti, chiaro che poi di lì a eventualmente finire di nuovo a podio ce ne vuole, però non si sa mai. Adesso anche con l'incognita safety car che potrebbe sconvolgere completamente le gare, non si può mai sapere cosa può arrivare. E niente, ci diamo appuntamento quindi alla prossima gara con Sebastian Vettel, che è nel mirino e ha solamente 13 punti di distacco, e l'obiettivo è andarlo a prendere a questo punto, è l'obiettivo sicuramente quello di andarlo a prendere. Tanto qualche errore fra lui e la Ferrari, ancora qualche errore lo commetterà ancora, quindi anche se è una macchina più performante approfitterò comunque dei suoi errori futuri. Molto bene, con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento in Russia al prossimo video.